Ecco qua ragazzi, sfumature dal Calabria Tour, quello che la strada mi ha regalato in tema vecchi veicoli, ecco. Dall'auto scassata all'auto un po' pregiata, a un motocarro, eccetera, eccetera. Tutto va messo in saccoccia. Buona visione. Eccoci qua cari amici, vi do un saluto a tutti. Iniziano così i primi avvistamenti qua nel mio tour calabrese nelle zone di Gioia Tauro. Faccio onore a tutti i proprietari che troverò i loro veicoli storici in strada. Guardate un po' quello che la strada offre, una Prisma, una Lancia Prisma 1003. Penso che questa sia la prima serie. La Lancia Prisma è stata costruita tra il 1982 e il 1989 in due serie. La seconda serie è andata in produzione dall'86, chiaramente portando qualche miglioramento soprattutto nella parte così estetica, ma anche qualcosa di interno. Ecco qua, questa è una prima serie. Mi sembra che la seconda serie aveva una griglia un po' più ampia. Comunque quella qua, traccia di Lancia Prisma qua sulla strada, ancora ben tenuta, dai, questa berlina, ci sta, insomma, dignitosa, dignitosa ancora. E con questo amici vi saluto, speriamo che arrivi a prendermi qua l'amico Angelo Carucci, che lo sto aspettando per il tour qua nelle zone qua di Gioia Tauro. Buona catturata anche questa. Alla prossima. Eccoci qua ragazzi, guardate un po', ancora vecchie api operative da battaglia nel quotidiano. Spettacolo, buono buono anche questa catturata. APTM Piaggio, alla prossima. Eccoci qua amici appassionati qua di vecchie auto, guardate un po', vecchie auto a Gioia Tauro. Alla grande va, la battaglia vissuta. Grazie, buona giornata. Spettacolo. Eccoci qua cari amici, quello che la strada ci offre, e si mette in saccoccia, ci è sfuggito un M40, era in fondo. Eccoci qua cari amici appassionati, Fiat 40 NC combatte ancora, Va sempre bene sto camion? Sì, combatte alla grande, bravissimo! Un grandissimo camion! Di che anno è? Di che anno è? Ma 80, mi pare che 81! 81, va bene, mi raccomando! Sì, è un bel camion, perché la Fiat l'ha sbagliato che non si guastano mai! Esatto, bravissimo, tienilo sempre, grazie! Sì, ecco qua! Ce lo siamo fatti mettere in moto qua, abbiamo intralciato un po' il traffico, però ci sta, Guardate un po', Questo, va bene, dai! Questi sono cambi che la Fiat... Esatto, esatto! Come ti chiami? Io mi chiamo Carmelo. Carmelo, bravo Carmelo! Tieni il camion, mi raccomando! Questo è un po' quello che la strada ci regala. Spettacolo! È il Marvin Tour. Puoi salire te, vai tranquillo! Zona qua, Gioia Tauro, trafficata. E niente, insomma... Guardate un po' il volo, andiamo a riprendere questa Fiat 126, abbiamo lasciato il buon Angelo Carucci qua nella mia macchina, 126, al volo come vedete tutto traffico, guardate qua la sfumatura di questo bel tettuccio bianco, il colore è carino, addirittura c'è il fendi nebbia, eccola qua. Saluto un po' tutti gli amici del canale, tutti gli appassionati di scatolette 126, saluto anche Max, un po' tutti gli amici che seguono il canale. Ecco qua, sono in compagnia di Angelo Carucci, che adesso
Vi do il piacere, attenzione, tac. Ecco qua Angelo, che si dice Angelo? Tutto bene Marvin? Tutto bene? Tutto a posto? Si va alla a caccia? Ragazza. Si va a caccia? Si va a caccia, spietata! Spietata, ragazzi, a caccia, eh! Ecco qua ragazzi, continua il tour qua, siamo nelle zone calabresi, oggi sono in compagnia di Angelo. Ciao a tutti! Sarà un tour, insomma speriamo un tour che è ricco, bottino, ecco, Vi facciamo vedere traccia, molto probabile Scania 143, uso Campagna, in questo momento è fermo, credo anche da un bel po', 450 cavalli, eccolo qua lo Scania qua. Qua purtroppo ci manca il suo freso, però penso che sia un 43, penso. Penso il 43, senza fare i professori, chi lo riconosce è pregato di dare voce, che qua fa un caldo tremendo. Ecco qua, Solo viene lui e lo fa lui il video. Ecco qua, E niente, insomma, vi ho fatto vedere, purtroppo questo è fermo da un po' di tempo, ho visto anche la situazione in cabina, insomma, chissà fosse... o verrà venduto in futuro, intanto qua vediamo un rimorchio qua alla Campagna. E poi comunque a me la cosa che mi piaceva di più di questa traccia di scenografia era vedere questo bello Scania ancora, insomma, beh, esteticamente anche tenuto bene, e poi guardate, impeccabile Fiat Punto prima serie, di un bel colore e anche tenuta bene, cioè molto bella questa scenografia, proprio perché è vera, ecco, non è che ci siamo fatti mettere qua la macchina, l'abbiamo trovata proprio così, ecco, per cui come vedete io sono per la prima serie, punto prima serie, poi le altre insomma si sono un po' rovinate di estetica, insomma qua anche però un saluto alla Marvin Car facile, no? Sì, la Marvin Car è appunto è stravista, ecco, ecco qua, qua siamo così al tour in Calabria con Angelo e vediamo un po' cosa ci regalerà questi giorni, siamo venuti qua per produrre, caro Angelo. Come no, salutiamo il contadino di Rovereto. Salutiamo il contadino di Rovereto, siamo qua per produrre, non c'è tempo per andare al mare qua, produzione, E vediamo qua tracce di trattori moderni che si muovono, ecco qua, spettacolo. E vi saluto dallo Scania e dalla Punto, ciao a tutti. Eccoci qua, sfumatura di OM40 da dietro le sbarre, è in vendita, Sfumatura, accontentatevi, OM40. Portiamo a casa così traccia di Panda 4x4, van. Molto bella. Chiaramente volantino originale, Un bel van, bellissimo, complimenti. Eccoci qua cari amici, zone calabresi, e ci troviamo una Fiat Uno della mia città, targata Trento, pazzesco, eccola qua, Trento come la mia città, in Calabria. Ciao a tutti, andiamo avanti col tour. E con questo, cari amici, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata del Marvin Tour in Calabria. Fra poco è ora di far uscire qualche vecchio camion, che è la grossa polpa. Ciao a tutti dalla Calabria.